Immagini del Rex che io ho visto pochi giorni fa, solo delle immagini bellissime, soprattutto quelle che dove si va in fondo al mare, che però c'è un avvertimento, guarda che non si vede bene, bisogna stare attenti, qualcuno ha rischiato anche la vita, no? Quindi questo andirivieni tra la chiarezza e invece, come si può dire, una non trasparenza che tu cerchi di invece trasformare in trasparenza, in affermazione della vita, grazie alla tua commozione, che, come dicevi, che è un aspetto bellissimo. Sì, no, ma io ci tengo molto a quella cosa. Poi, tra l'altro, una cosa che mi capita sempre è che quando rivedo i miei film in pubblico, beh, insomma, ci sono dei momenti in cui riaffiora la commozione, però, come dire, mi piace, tendo a non rivelarla fino voglio dire, a non fare proprio la figura del piagnone, però. No, questo è vero, è ancora vero, quella è stata un'altra scommessa quando ho deciso di affrontare invece un dramma che era quello di Tolstoi, della Sonata Kreutzer, di un femminicidio, di un disagio mentale, di un senso di possesso della donna, eccetera. Lì, come dire, lì l'ho fatto perché mi sono incazzato con la Due Cavalli, cioè la Due Cavalli, che per me è una bella commedia, sul giornale portava scritto drammatico, allora quella cosa mi fece molto. Allora dissi, adesso ve lo faccio il film drammatico, cioè, adesso se pensate che uno fa il film leggero perché non sa fare quello drammatico, non faccio quello drammatico. Lì è stata anche lì, è stata una lettura difficile che ha fatto la critica e il pubblico di quella cosa, perché è sembrato peccato d'orgoglio, cioè è stato letto come ti permetti di affrontare Tolstoi, no? Attualizzandolo, facendone una storia contemporanea, eccetera. Ma lì anche la scommessa era quella di, invece lì era quella di mostrare proprio il lato oscuro, cioè quello di ed è stato un film molto doloroso, cioè abbiamo sofferto molto io, i due protagonisti, ma anche la troupe, perché lì, ad esempio, in quel film il sesso è utilizzato in funzione di sopraffazione, il sesso è che il marito ha nei confronti della moglie, a parte il primo incontro, è un sesso violento, sgradevole, sì, che non è accattivante, no? Allora lì il tentativo era quello, cioè di dire che il tema fondante di Tolstoi è come il sentimento più alto si può trasformare invece nella violenza più bassa, no? E il film è stato molto violento perché eravamo entrati tutti in questa atmosfera. Poi, stranamente, non succede quasi mai, quel film fu girato in sequenza. Allora arrivammo alla fine del film che eravamo tutti oppressi da questa storia. Ricordo che quando girammo la scena dell'accoltellamento fu una nottata terribile per tutti quanti, il giorno dopo stavamo tutti, cioè nessuno parlava più il giorno dopo, perché fu vissuta in maniera così forte, così intensa, che ci sconvolge. E fra l'altro ho sperimentato in quel momento quanto è pesante mettere in scena un omicidio. Nel senso che sei parte dell'omicidio, cioè anzi devi proprio esecutare l'omicidio. Sei l'esecutore. Allora lì un po' il racconto di Tolstoi è così dettagliato che basta seguirlo. Lì
subentrato uno studio che invece è stato molto divertente e molto piacevole su tutto Dario Argento. Avevo lavorato con lui ad una sua auto, ad una sorta di biografia su di lui, e ho studiato nei dettagli tutti i film. Allora diciamo che lì ho messo in pratica quello che avevo imparato da Dario poi, no? Uh-huh. E come tecnica, anche lì siamo all'uso della tecnica per suscitare delle emozioni, no? Se non c'è la tecnica, l'emozione non le non suscita. Viene, certo. E però lì riuscì così bene che stavamo male tutti. E c'era lui? No. Gliel'ho detto dopo. Anche perché lui era un fissato di Sonata Kreutzer. Quando gli dissi: Dario, sto per girare Sonata Kreutzer, no, veramente, ma è bellissimo, è bellissimo, ma come lo fai? Ma sei bravo, fammelo vedere. Poi, quando glielo feci vedere, dissi: guardi che la coltellata l'ho presa da te. Cioè, sì, veramente. Senti, se sei d'accordo, entriamo nella tua vita più privata. Sì. Mi pare hai una figlia, sì, che adesso non fa legge. Fa il penultimo anno, abbiamo appena saputo che si è presa greco scritto, quindi vorrebbe riparare greco. Ah, il penultimo anno riesce a farsi? Il penultimo, sì. Mi sembrava più grande. No. E vivete a Roma? Viviamo a Roma, sì. E... siamo tre, io, mia moglie e mia figlia, quindi... matrimonio che dura oramai da tanto. Complimenti. Che dura da tanto, sì. Non è facile? No, non è facile, però una storia è stata un po' anche, come dire, l'assunto di Sonata Kreutzer. È quello che, cioè, oggi che purtroppo il femminicidio è di terribile attualità. Cioè, l'idea di quel film era anche di dire: i rapporti vanno curati e vanno reinventati. Se si parte in un modo e non si cambia, è più facile arrivare al coltello che non alla... Quindi diciamo che un po' è stato... Ci vuole la consapevolezza. Facciamo due mestieri, che tra l'altro è archeologa mia moglie, quindi siamo anche indotti spesso a stare lontani, eccetera. Quello io penso che sia anche una cosa che fa bene a me, a lei e alla figlia. Esattamente. Quindi però per lo più siete insieme. Sì. Adesso dovrei partire per la Cina. Magari tua figlia verrà a fare un viaggetto in Cina. Eh sì, magari stiamo tentando di organizzarci per fare questa. È bellissimo. Sì. Senti, l'attore non l'hai mai fatto tu? L'ho fatto una volta, la metafora è alta, strappata per i capelli. E perché è stato l'ultimo film che ho fatto come aiuto regista, e c'era il regista che si era fissato che io dovevo fare un piccolo ruolo, che tra l'altro era, infatti mi sono interrogato perché avesse chiesto proprio a me, di un avvocato un po' cretino, no? E però il mio cliente era Monica Bellucci, quindi diciamo che l'ho fatto una sola volta, però a fianco di cotanto attrice, no? Esatto. E lì ho deciso che non l'avrei mai più fatto in vita mia. Perché? E in quel periodo io ero così, ero accanto alla Bellucci, c'era cioè una persona di fronte che mi faceva le domande, e era un ruolo, per fortuna, che era più silenzioso che non appunto parlato, eccetera. Ma in quel momento io ho sentito la percezione di tutti i miei organi interni. Cioè, sentivo lo stomaco che non si sapeva come muovere, sentivo i muscoli che non rispondevano, cioè una partecipazione che non è quella che io... E quindi ho benedetto, a volte va sempre molto di lato perché non lo accetto come linguaggio,
a volte mi capita di essere in scena nei documentari, ma lo faccio se è strettamente indispensabile. Ma in interviste quindi non le fai tu? Sì, assolutamente sì. In genere io tendo a tagliare le domande, ma perché è il linguaggio del documentario che mi piace così, cioè suscitare un discorso che altri fanno, che però segue un proprio filologico, cioè non sono io all'esterno, io suscito quelle risposte, e però mi piace che sia un racconto fintamente spontaneo. Senti, perché tua figlia ha avuto Greco adesso a settembre, secondo te? Ma perché il Greco scritto non le piace. E perché, e su questo stiamo un po' lavorando, perché lei si è messa di fronte a delle sfide che lei ritiene onerose, spesso si tira un po' indietro. E quindi questa storia del Greco in un certo periodo è stata assunta, vabbè, tanto lo so fare, non lo faccio. Su tutti gli altri settori è riuscita a recuperare, nel senso che invece poi, a differenza di quello che sto dicendo, lei ha un senso di rivalsa forte. Questa volta è arrivata tardi, cioè questa rivalsa sul Greco è arrivata tardi, quindi... Ho fatto questa domanda per conoscere il tuo linguaggio di padre. Come lo reputi, come lo giudichi il tuo linguaggio di padre? Domanda. Beh, è chiaro, me lo dico da solo. Io mi ritengo un padre presente. Uh-huh. E mi piace esserlo, anche quando non ci sono, e con l'assenza io penso che ci possa essere una presenza, se la presenza non è, ed è lo sforzo che io faccio, che è quello di non, un po' il discorso che si fa quando si fa un film, cioè di essere suscitatore di dubbi, non di verità già fatte, che è complicato, e che insomma certe volte adesso poi siamo nella fase dell'adolescenza che è, come dire, giustamente aggressiva e contrappositoria. Insomma, devo vedere, sia io che mia moglie, diciamo che questa contrapposizione è più che gestibile, più che gestita, ed è sana, secondo me. Sono anche convinto che quando uno si deve incazzare, si deve incazzare. Che quando c'è il momento di far sentire un'idea precisa, che io e mia moglie siamo in genere sulla stessa onda, cioè è difficile che ci contraddiciamo nei confronti della figlia. Ma cioè siete concordi? Sì. E se non lo siete se ne parla a parte. Esatto. E questo comporta che quando c'è una presa di posizione c'è. Ed è netta, è quella. Poi, chiaro, c'è la porta che sbatte, c'è la cosa, poi però... Senti, terminiamo e ti ringrazio di tutto questo tempo che mi hai dato, mi hai raccontato delle cose bellissime e soprattutto interessantissime. Ogni volta si tirano fuori delle cose che... Esattamente. Ti è mai capitato di parlare della tua balbuzie come di un tuo vissuto a persone con cui così ci andava di farlo, perché il discorso andava sulla comunicazione piuttosto che sul linguaggio? Non spesso.
Anche in famiglia sì, ma non spesso. Un momento importante, che è stato importante anche per me, è stato dopo aver visto il discorso del re. Quello è stato un momento in cui io mi sono sentito di raccontare meglio il mio vissuto, avendo trovato una serie di punti di aggancio. Un film No, il epico. film è bellissimo, è un'interpretazione clamorosa, ma è bello nella sfumatura, cioè nel cinema la balbuzie è stata sempre trattata male, cioè è sempre stata un elemento di macchietta, non è mai stato. Tipo mostri. E invece, insomma, lì c'è proprio la fatica e il tentativo di E uscire. questa finezza d'animo nel rappresentare il linguaggio fluente del re quando parla con le figlie, quando racconta le storie alle figlie. Riesce a parlare bene, no? Ci sono dei particolari in quel film fondamentali. Assolutamente. Quella è stata una molla per cui, infatti, ricordo che una sera a cena in tre raccontato Con ancora tua più nel moglie e con le dettaglio. tue figlie. E tua figlia ha ascoltato. Sì, ha ascoltato. Sa, siamo nella fase in cui verifichiamo che una serie di cose che uno dice, cioè le ho lanciate lì, ma chissà, invece poi ti Vengono vengono fuori. in maniera molto bella. Grazie Grazie a Maurizio, te volevo di se hai da avermi. aggiungere qualche cosa.